2022 è un edificio direzionale di circa 26.000 metri quadri su 23 piani ufficio. È un edificio che è posizionato in via Melchiorre Gioia nell'estensione del progetto di Porta Nuova, che è un progetto di rigenerazione urbana completato circa 3-4 anni fa. Quando abbiamo concepito il progetto di Gioia 22 abbiamo preso quello che crediamo aver fatto di buono nel progetto di Porta Nuova, quindi edifici sostenibili, commerciali, un grande rispetto per gli spazi esterni, un'integrazione col tessuto urbano e la creazione di un sistema di uffici che potesse essere attrattivo per il futuro. Dopo Porta Nuova è stato chiaro che alcuni trend di smart working o flexible working fossero diventati fondamentali per i futuri occupanti dell'edificio. Abbiamo integrato tecnologie in modo tale da poter avanzare nell'interfaccia tra utenti ed edificio, sensoristica, applicazioni per poter controllare gli spazi, per poter interagire con l'edificio, che è stata la differenza, una delle differenze sostanziali rispetto al progetto di Porta Nuova. Abbiamo fatto anche grandissimi passi in avanti dal punto di vista delle performance di sostenibilità. Abbiamo sempre applicato le nostre certificazioni di sostenibilità, la LEED, abbiamo raggiunto il livello Platinum, abbiamo integrato fonti rinnovabili di energia fino al raggiungimento del 65% di fonte rinnovabile, e questo è stato probabilmente uno dei punti differenzianti rispetto al progetto di Porta Nuova, che era già ben al di sopra della media e dello standard milanese negli uffici classe A. Il progetto di Gioia 22 è sicuramente un progetto sostenibile. Sostenibilità significa non solo avere un ridotto impatto sull'ambiente inteso come il contesto, come aspetto ecologico, significa anche portare degli aspetti positivi dal punto di vista sociale ed economico. L'edificio, dal punto di vista dell'efficienza energetica, è un edificio molto spinto, altamente efficiente, in gran parte autosufficiente grazie all'utilizzo dell'acqua di falda, alla presenza di pannelli fotovoltaici in facciata e in copertura e anche a delle soluzioni architettoniche come le schermature solari sulle facciate più esposte e alla stessa geometria dell'edificio, che è caratterizzata da degli aspetti che seguono la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. L'edificio ha una particolarità architettonica che non è solo una scelta, un gesto per creare un landmark diverso dagli altri. L'edificio è rastremato, cioè si allarga dal basso verso l'alto, diversamente da come avviene spesso negli edifici alti, e ruota in parte su se stesso, quasi ad andare a cercare la luce e anche a confrontarsi con le diverse esposizioni durante la giornata. L'edificio, rastremandosi verso l'alto, permette di avere un'impronta terra limitata rispetto a quello che è il suo ingombro poi ai piani più alti, e quindi di creare una piazza a livello strada, che è un elemento importante sia per il rapporto delle attività interne dell'edificio, che possono espandersi anche all'aperto, ma dicevo anche dialogando con il contesto, con le strade intorno, con il quartiere, creando appunto una piazza che diventerà un centro di interesse per tutto il quartiere e per la città. Efficienza e sostenibilità in questo progetto sono stati degli elementi caratteristici che hanno guidato l'intera fase di progettazione. In particolare l'elevata efficienza energetica ci ha consentito di raggiungere gli importanti anche target energetici che ci sono stati riconosciuti a livello nazionale, con una serie anche di sgravi e anche di possibilità di costruire. Mi sto riferendo al scomputo muri perimetrali e bonus energetico, che non riusciamo quindi a raggiungere proprio grazie all'edificio che abbiamo progettato e realizzato. L'impianto prevede l'utilizzo dell'acqua di falda quale vettore energetico principale. L'acqua di falda viene prelevata da 5 pozzi di mungimento inviata dalle vasche di accumulo e sedimentazione. Dopo essere stata filtrata, l'acqua di falda viene inviata a quelli che sono gli utilizzi.
In particolare l'acqua di falda viene utilizzata per alimentare, diciamo, quello che è l'anello di calore delle aree commerciali, viene utilizzata per alimentare quelli che sono i sistemi di raffreddamento dei locali termici e per alimentare quelli che sono gli impianti di preraffreddamento dell'aria e dell'acqua di ritorno dal circuito trave induttive. Dopo aver subito tutti questi utilizzi, l'acqua viene inviata ai gruppi polivalenti, dove viene quindi poi utilizzata per produrre l'acqua calda e l'acqua refrigerata a servizio dell'impianto. Il sistema è un sistema molto efficiente, che vede un incremento dell'efficienza nella stagione estiva dovuto all'utilizzo del preraffreddamento, mentre durante la stagione invernale la disponibilità dei due fluidi acqua calda e acqua refrigerata consente di ottemperare le richieste di raffreddamento delle parti, diciamo, prospicienti la facciata e di raffreddamento degli ambienti più interni. L'impatto dell'impianto che abbiamo progettato sul costo energetico dell'edificio è molto importante. Confrontando il consumo energetico di un impianto di tipo tradizionale con l'impianto che abbiamo pensato e installato all'interno di Gioia 22, abbiamo stimato un risparmio di energia elettrica che è stato quantificato in un 35-40%. Ridurre i consumi di energia elettrica ha un impatto positivo anche su quelle che sono le emissioni di inquinanti. Minor consumo di energia elettrica vuol dire anche minori emissioni di inquinanti, tutto a salvaguardia quindi dell'ambiente che ci circonda.